Salve, bentornati di nuovo a Ecomondo, siamo con il presidente dell'ambiente Stefano Ceffani, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Ordinario ovviamente per nostra fortuna del GIP agli appuntamenti di Ecomondo, insomma. Con lui ovviamente non possiamo che esplorare anche questioni dell'attualità che stanno accadendo in Italia ma anche all'estero, quindi. E qui ovviamente presenteremo anche progetti, iniziative con cui Legambiente è qua potuto essere Ecomondo in questi giorni. Di che messo. Ceffani, partiamo subito da uno degli argomenti chiave di questi giorni, ovviamente che non può che essere la questione relativa all'Inter, diciamo. Qual è la posizione di Legambiente da questo punto di vista, che cosa pensate, quali possono essere le prospettive per poter risolvere uno dei temi clamorosamente più importanti nell'economia e nell'ambiente italiano? Sì, l'Ilva purtroppo è una questione annosa che ha tante incrostazioni sedimentate nei decenni, è figlia del fatto che fino a che nel 95 c'era la proprietà pubblica dell'Italsider non si sono fatti quegli investimenti che erano necessari, dal 95 a fino a che è stata di proprietà della famiglia Riva è stato un impianto tirato fino alla morte senza fare quegli investimenti a fronte di fatturati molto importanti che hanno garantito elevatissimi profitti alla famiglia Riva, e questo è imperdonabile, oltre a tutti i problemi ambientali che sono ovviamente connessi, perché se non si facevano investimenti in un impianto tirato a mille che garantiva elevatissimi profitti, poi ovviamente l'inquinamento causato non poteva che procurare quei danni sanitari che sono stati più volte denunciati dagli organismi di controllo, gli studi epidemiologici fatti da enti di ricerca molto importanti. Lì ci hanno un pezzetto di responsabilità di tutti, la politica locale, la politica regionale, il governo nazionale, oltre che una responsabilità importante, oltre a dei privati della famiglia Riva, che ovviamente ha fatto quello per cui oggi è sotto processo per disastro ambientale. Devo dire che anche la magistratura ha dato il suo contributo a fare confusione, perché l'Ilva non ha cominciato a inquinare solo a partire dal 2012. E insomma c'è stato, come dire, sotto questo punto di vista un'assoluta sottovalutazione da parte anche della magistratura di fronte a denunce che ad esempio nel caso nostro iniziavano dalla fine degli anni 80. Dopodiché il problema non si risolve chiudendo l'impianto, l'aria a caldo. Noi abbiamo sempre detto che l'acciaio pulito si può produrre anche a Taranto, così come si fa in Germania, così come si fa in Corea, si può fare anche a Taranto. Certo, serve un contributo importante da parte di tutti, bisogna investire nell'impianto, nell'ammodernamento impiantistico, bisogna chiudere col passato con le bonifiche, bisogna strutturare al meglio il sistema dei controlli pubblici. Fino al 2011 gli unici dati sulle emissioni di diossina in atmosfera erano quelli prodotti dalla famiglia Riva, perché la regione Puglia non aveva messo in condizione l'ARPA Puglia di fare le misurazioni, perché non c'erano i soldi, personale e gli strumenti per fare, fino al 2011, non fino al 1911. Quindi insomma noi speriamo che ovviamente, noi continuiamo a pensare che si possa fare acciaio pulito a Taranto, però su questo ci deve essere una presa di responsabilità anche governativa, e il fatto che lo scudo penale prima venga approvato, poi viene discusso dal precedente governo e non viene tolto, in questa legislatura, in questo Parlamento, con questo nuovo governo viene tolto, votato anche dall'opposizione. Quindi insomma devo dire che è una questione molto complessa che non deve essere affrontata con la cialtroneria istituzionale che abbiamo visto negli ultimi anni, purtroppo. Passiamo ad un argomento diverso, solo apparentemente più leggero, diciamo. Che cosa ha portato al mondo dei giovani, dei ragazzi, la presenza ad esempio ormai accennata di Greta Thunberg, no? Come movimento, diciamo, che cosa può cambiare da adesso in poi nell'approccio anche ambientale? Per molti anni, negli anni 70, 80, l'ambiente 90 anche era diventato anche un elemento centrale per i giovani, poi è passato un po' in secondo piano per certi versi, adesso c'è questo grande rilancio, ma
evento straordinario quello dei Fridays for Future, grazie a Greta Thunberg. Ce ne fosse uno al mese di Greta Thunberg a livello mondiale, questo lo dico rispetto a, no, alle domande chi c'è dietro Thunberg, chi c'è, chi quali interessi copre. È una ragazza che viene aiutata da, sicuramente dalla sua famiglia, da un gruppo di persone, per finalmente portare all'attenzione dei potenti del mondo un tema su cui si discute da troppo tempo e su cui si agisce poco con l'efficacia dovuta. Non è la prima volta che i ragazzi si mobilitano nel nostro paese e in giro per il mondo. Nel nostro paese c'è stata la mobilitazione del 68, quella del 77, a livello mondiale c'è stata la mobilitazione contro la globalizzazione nel 1999, 2000, 2001, l'esperienza dei social forum. Ecco, la prima volta che i ragazzi si mobilitano su un tema ambientale, con manifestazioni pazzesche, milioni di ragazzi in tutto il mondo, le piazze italiane dei tre scioperi mondiali, quello del 15 marzo, quello del fine maggio e quello del 27 di settembre, piazze così, così piene di ragazzi, non se ne vedeva nel nostro paese forse da 30-40 anni. È veramente importante questo momento, che sta già cambiando le cose, perché oggi, quando insomma mi capita di parlare magari nelle scuole o con i ragazzi anche dei Fridays for Future, vedo ad esempio delle cose che fino allo scorso anno non si vedevano: le borracce al posto delle bottiglie di plastica. Ecco, stanno cambiando anche diverse cose sugli stili di vita, e dall'altra parte c'è un importante movimento che porta appunto a spingere dal basso nei confronti di chi ovviamente governa il mondo. E questo che lo facciano i ragazzi è molto significativo, che lo faccia Greta con la sua radicalità e con la sua anche rabbia che a volte esce dal suo atteggiamento a volte gelido, credo che sia una cosa molto molto importante e che durerà. Non so se dureranno i Fridays for Future, mi auguro di sì, e smetteranno, mi auguro, nel momento in cui ci saranno finalmente le risposte della politica, ma quello che resterà sarà il tema della lotta alle crisi climatiche, il tema della lotta all'inquinamento da plastica nei mari e negli oceani, il tema degli stili di vita che i ragazzi oggi stanno introiettando grazie a un modello importante di questa ragazza che ha deciso di fare questa iniziativa e che ha permesso a tanti ragazzi di occuparsi di temi che magari avevano semplicemente intercettato e che oggi diventano invece un'azione importante delle loro attività nelle scuole e nelle università. Concludiamo qua con Ecomondo, quindi quali sono le iniziative di cui si sta rendendo protagonista l'ambiente, questa nuova manifestazione, cioè di Ecomondo, su quali temi state orientando? Sì, oltre a partecipare ai tanti convegni che insomma si organizzano rispondendo a degli inviti da parte di soggetti istituzionali, di imprese, di consorzi, noi in questa edizione abbiamo deciso di puntare su alcuni temi specifici. Per parlare di crisi climatica parleremo del nostro progetto Mosaico Verde, che è un progetto che ha l'obiettivo di riforestare nelle città. Perché insomma si parla giustamente tanto di riforestazione anche di zone sconquassate dai cambiamenti climatici, come nel caso del nord-est dopo il disastro della tempesta Vaia avvenuto 13 mesi fa. Però il box verde non è al momento di... Allora sì, diciamo, rispetto a questo tema della forestazione urbana che è fondamentale, e questa contraddizione evidente nel vedere che insomma il bonus verde per ora è fuori, vediamo se lo recupereranno, ma insomma è un po' una contraddizione in termini, perché è fondamentale che ovviamente si continui a fare questo lavoro sul tema della riforestazione e della forestazione. Avremo anche un'iniziativa importante sul tema degli acquisti verdi, che è un anello importante dell'economia circolare, perché se facciamo bene la separazione dei flussi nelle case o nelle imprese, se poi abbiamo una qualità adeguata per poter fare in modo che quei flussi vadano al riciclo, se non c'è un mercato dei prodotti che derivano
dal riciclo dei rifiuti si interrompe la filiera. E il tema degli acquisti verdi è molto importante, anche perché banalmente sono obbligatori per legge, visto che il nuovo codice degli appalti e il nuovo collegato ambientale prevedono l'obbligatorietà per le stazioni appaltanti pubbliche di inserire i cosiddetti criteri ambientali minimi, che ovviamente privilegia manufatti che hanno una sostenibilità ambientale rispetto a quelli che non hanno, ma solo un terzo delle stazioni appaltanti pubbliche rispetta la legge, e quindi è fondamentale illuminare quali sono le stazioni appaltanti che non rispettano la legge, per ricordare loro che la legge vale anche per chi mette in campo delle gare per l'acquisto di beni o di servizi da parte della pubblica amministrazione. E infine chiuderemo venerdì mattina con il nostro convegno annuale con il comitato scientifico di Ecomundo, in cui parleremo dei temi legati al marine litter, quindi la presenza dei rifiuti negli oceani, nei mari, nel mar Mediterraneo, i nostri monitoraggi, e soprattutto continuare a capire come grazie anche alla pulizia dei mari, e su questo speriamo che al più presto il Senato approvi definitivamente la legge sul fishing for litter, che è stata approvata alla Camera per permettere ai pescatori di fare gli spazzini del mare, e speriamo che insomma si possa costruire anche quella, oltre a fermare i rubinetti dell'inquinamento e quindi fare in modo che l'economia circolare prima intercetti i rifiuti che vengono lasciati nell'ambiente e che finiscono nei fiumi e quindi nei mari, a fare anche un lavoro per cercare di recuperare quello che in mare è già finito e soprattutto dargli una nuova vita, perché ci sono diverse sperimentazioni che racconteremo anche nel nostro convegno di venerdì mattina, che appunto affronteranno questi temi. Vi ringraziamo quindi Stefano Cifani per essere stato con noi, ricordiamo il presidente di Legambiente, per la prossima intervista, e grazie ancora per il seguimento. Grazie a voi. Grazie.